Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di girare un video per la mia playlist che ho qui su YouTube che parla di sostenibilità. Se ve la siete persa vi lascio la playlist qui dove trovate tanti altri video nei quali vi do dei piccoli suggerimenti su delle abitudini che possono essere prese nella vita quotidiana per essere appunto più sostenibili. Questo argomento infatti è molto importante per me, è diverso tempo ormai che mi informo molto su vari aspetti della sostenibilità nella mia vita quotidiana e cerco di modificare le mie abitudini. Alcune di queste sono cambiate radicalmente nel tempo e questo mi ha portato a fare un sacco di spazio sia nella mia casa che nella mia mente, ad essere un po' più un po' più libera da tante cose inutili, e ho potuto dare spazio ad altre cose, e non intendo solo cose materiali, che sono veramente importanti, che arricchiscono la mia vita. Nel video di oggi ho deciso di parlarvi di 5 cose che ho deciso di non comprare più, o meglio che non compro più ormai da diverso tempo, e che mi hanno permesso non solo di cambiare le mie abitudini ma anche di risparmiare un bel po' di soldini. Cominciamo! La prima cosa che vi nomino ovviamente sono gli assorbenti. Ormai è tantissimo tempo che non compro più assorbenti, e no, non sono in menopausa, bensì io uso, ormai se avete visto anche gli altri video lo sapete, uso la coppetta mestruale che adesso è nel suo contenitore, e insieme a questa uso gli assorbenti lavabili che sono in questa bustina molto carina. Sono 5 mi pare, di due dimensioni diverse, quindi da quando uso questi due non ho più avuto bisogno di comprare gli assorbenti usa e getta. È molto importante questo per me perché io vengo da una famiglia di 4 donne e un uomo, il mio babbo, perché insomma noi siamo 3 sorelle, poi c'era la mia mamma, quindi per tanti anni abbiamo comprato delle quantità veramente enormi di assorbenti ovviamente, e mi spiace non aver scoperto la coppetta mestruale un po' prima, sicuramente sarebbe stato utile. Fatto sta comunque che adesso la uso da tanto tempo e non solo ho risparmiato tanti soldi, ho fatto del bene all'ambiente, ma soprattutto non ho più avuto l'inconveniente di arrivare al giorno delle mestruazioni, aprire lo sportello e non ci sono mai assorbenti, perché mi capitava spessissimo di dimenticare di ricomprarli per il mese successivo. Quindi direi che ci ho guadagnato da tutti i punti di vista. La seconda cosa che non compro più è la bigiotteria. Ora non so voi come la chiamate, comunque io per bigiotteria intendo tipo la collana che sto indossando adesso, cioè articoli di tipo collane, braccialetti, anelli eccetera, che non siano d'oro o d'argento, quindi che non siano di qualità. Perché vi ho indicato questa? Perché ovviamente questo non significa che io abbia gettato via tutto quello che avevo prima di cambiare le mie abitudini. Alcune cose le avevo e le ho ancora perché sono tuttora funzionanti, ma è tantissimo tempo, e credo che non lo farò mai più, che non compro appunto articoli di bigiotteria. Questo perché? Perché sì, a parte il fatto che a tante persone danno allergia, a me no, però tendenzialmente i metalli utilizzati per creare questi articoli possono risultare dare fastidio insomma alla pelle di tante persone. In realtà io lo faccio soprattutto perché non hanno nessuna durata, nel senso che sono articoli che si rompono subito, gli anelli delle catenine si aprono e quindi si staccano, cambiano colore, addirittura a volte degli anelli mi tingevano la pelle perché proprio cambiavano, perdevano del colore, oppure se ci sono dei brillantini si staccano subito. Insomma, io credo di dire cose scontate perché sicuramente anche a voi è capitato, quindi ho deciso di assolutamente non comprare più oggetti del genere. Adesso compro un po' meno ovviamente perché li pago di più, però questo mi ha permesso di fare una scelta, e quando compro degli orecchini, una collana eccetera, cerco sempre qualcosa che vada bene con tanti outfit e che mi piaccia veramente, perché so che lo dovrò usare per diversi anni, e questo mi ha fatto alla fin fine risparmiare soldi. La terza cosa che non compro più è il tè in bustine. Adesso lo compro sempre sfuso e lo metto qui in questi contenitori, ne ho 3 di metallo che ho comprato in Irlanda, infatti vedete Irish Afternoon Tea, che contenevano appunto del tè sfuso, anche questi, però una volta che l'ho finito in realtà io l'ho portato in erboristeria, quindi nel mio paese, e era presente lì, ma io adesso credo che questa cosa ci sia quasi in tutte le erboristerie, era presente appunto il tè sfuso, la possibilità di comprare tè sfuso, quindi compro un etto, 2 etti, 3 etti di tè quando ne ho bisogno, li faccio mettere direttamente qui, quindi vengono pesati già al
all'interno, viene pesato già all'interno e poi lo uso di volta in volta, soprattutto al lavoro, perché d'inverno io a metà mattina bevo sempre il tè e quindi non ho più ricomprato le bustine. Questo cosa significa? Che non c'è più l'inquinamento della bustina da tè, che la maggior parte delle volte, se non sempre, non è biodegradabile e non è riciclabile, quindi va buttato per forza nell'indifferenziato. La quarta cosa che non compro più sono tutti quei contenitori di plastica che mi servivano per i vari prodotti quando faccio la doccia. Infatti adesso uso il bagnoschiuma di Negozio Leggero in contenitore di vetro con vuoto a rendere. Per balsamo uso sia uno di Negozio Leggero che ha lo stesso contenitore di vetro, o quello della Lush che ha un contenitore di plastica ma sempre che può essere reso, perché loro lo riutilizzano per contenere poi altri prodotti. Come shampoo uso uno shampoo solido della Lush, quindi zero spreco, e come deodorante uso sempre un deodorante solido Lush. Quindi nel tempo sono riuscita ad eliminare tutti i contenitori di plastica e sono... è veramente tantissimo tempo, non ricordo più nemmeno l'ultima volta in cui ho comprato qualcosa nel contenitore di plastica, quindi sono molto felice. Quinta cosa che non compro più sono vestiti che io non ami veramente. Da quando ho smesso completamente di comprare vestiti nel circuito fast fashion, ho cambiato radicalmente il mio armadio. C'è più spazio perché ovviamente non compro più tante cose come facevo in passato, ma tutto quello che è nel mio armadio io lo amo alla follia, perché sono cose, ovviamente non ho tutto sostenibile ancora, ho dei pezzi nel mio armadio, è ovvio, che facevano parte del fast fashion quando ancora lo compravo, non è che ho gettato via tutto solo perché veniva da H&M, per dire. Però nel tempo ovviamente il mio armadio è diventato pian piano, con lo scorrere dei mesi, sempre più rappresentativo di quella che sono io. Quindi, dato che non compro più da H&M, Zara, Stradivarius, eccetera, non ci sono più rientrato ormai tantissimo tempo, quello che compro sono sempre articoli sui quali rifletto molto, per due motivi. Il primo è che ovviamente costano un po' di più, quindi quando vado a spendere dei soldi, spendere 50 euro, spenderne 10, ovviamente c'è un tipo di riflessione diversa, ovviamente si può andare un po' di più in una decisione del genere, e secondo perché ogni articolo che compro faccio un'accurata ricerca per capire se è stato prodotto eticamente, quindi non guardo solo i materiali ma anche chi ha lavorato quell'articolo. Una ricerca del genere mi permette di riflettere molto su quello che voglio comprare, che voglio inserire all'interno del mio armadio, e quindi mi permette di evitare le decisioni affrettate, le decisioni impulsive che invece si fanno quando si trova la merce a basso prezzo e che non vogliamo farci scappare e compriamo tutto di fretta. Quindi adesso il mio armadio è molto più, rispecchia molto di più il mio stile, ed è un armadio pieno di articoli buoni, di qualità e che mi dureranno nel tempo, ma soprattutto articoli che io veramente amo. Questo è stato una delle cose più belle che ho raggiunto con il mio percorso attraverso la sostenibilità, perché mi ha permesso in particolare di conoscere tanti artigiani veramente fenomenali che sanno interpretare al meglio i miei desideri in fatto di stile. Quindi sono super felice e vi assicuro che se anche compro di meno ho sempre qualcosa da mettermi, quindi non c'è pericolo. Bene, queste sono le 5 cose che io ho smesso di comprare da quando ho cambiato alcuni aspetti della mia vita, e adesso sono curiosa di sapere i vostri, perché oggi di ambiente si parla tanto, si parla di sostenibilità, di cambiare le nostre abitudini per aiutare il pianeta, quindi sono sicura che anche voi avete cambiato qualche vostra abitudine, e vorrei sapere se ci sono delle cose che avete smesso di comprare che vi hanno fatto risparmiare qualche soldo e che soprattutto vi hanno fatto sentire un po' più a vostro agio con voi stessi e con il pianeta che ci accoglie. E allora niente, io vi ringrazio come sempre e ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!